Grazie Alfonso, va benvenuto a Carrara Alessandro Di Battista. Buonasera, sì, andiamo bene. Buongiorno a tutti. Mi sono alzato alle 6:15, ho preso il treno per Firenze, da lì ho il regionale per Carrara, vi immagino, insomma, conoscete che treni. Poi mi hanno preso subito con l'auto blu e mi hanno fatto pedalare da Parigi-Roubaix. Noi siamo abituati a vedere la Parigi-Roubaix ogni giorno in Parlamento, no? Soprattutto tra le fila del PD. E l'hanno detto già i miei colleghi che sono fratelli, qua non è che stiamo qui a chissà a far comizi elettorali, la maggior parte delle persone qui sono molto molto informate su quello che succede, dobbiamo organizzarci per bene e riuscire a raccogliere il massimo da questa campagna elettorale. I giovani, che ce ne sono tanti, devono convincere magari le persone un po' più anziane che sono abituate a votare un partito come se fosse una squadra di calcio che non si cambia mai, no? E le persone più anziane, che sono magari qui qualcuno, devono riuscire a convincere i giovani ad andare a votare quei giorni, anche perché non è un caso che abbiano messo le elezioni a cavallo con un ponte, no? Perché l'assenteismo favorisce il sistema. Il sistema al PD, che poca gente vada a votare, non gli interessa nulla. Guardate che è successo in Emilia Romagna, il crollo dell'affluenza forse peggiore nella storia della Repubblica, eppure è entrato un presidente del PD. Tra l'altro sembra che gli abbia dato i soldi anche la CPL Concordia, anche a lui. Bonaccini si chiama, no, il presidente. E perché l'assenteismo li favorisce? Perché possono purtroppo contare sempre su un bacino di voti, che sono in un certo senso voto di scambio. Non tutti, ci sono persone che legittimamente credono nella Lega, nel PD, in Forza Italia, però moltissime persone ti dicono che o votano quel partito oppure perdono quel posto di lavoro da 3,5 euro magari al giorno, all'ora, scusate, che sono lavori da schiavi del 2015, moltissime nelle cooperative, in Toscana immagino anche, moltissime in Emilia Romagna, insomma in quelle regioni che un tempo si vantavano di essere regioni rosse, oggi l'unica cosa che io vedo in comune del comunismo o dei retaggi in Parlamento è un comune senso delinquenziale. Questa è l'unica cosa che vedo che è rimasta. Per cui dobbiamo fare questo lavoro e si fa anche... Andate in TV, ci stiamo andando. Io stasera, dopo questo tour infernale, Bonafede mi porta a Firenze, poi ad Arezzo, poi alle 19:05 Bonafede devo stare a stazione Santa Maria Novella perché ho il treno per Milano, che stasera vado alla Gabbia che mi intervista Paragone. Ultimamente gli altri vanno al Gabbio, si dice a Roma. Noi andiamo alla Gabbia, però insomma da incensurati, non vi preoccupate. E quindi va bene la televisione, ci stiamo andando, per carità, però sono manifestazioni come la marcia che organizzeremo per il reddito di cittadinanza a definire una differenza totale tra noi e loro. È il sostegno che le senatrici fantastiche hanno dato qua a dei cittadini, non del Movimento 5 Stelle, come diceva prima Sara, dei cittadini sovrani che hanno giustamente occupato il comune di Carrara e continuano a chiedere dimissioni di un sindaco indecoroso. E per noi che l'abbiamo quei cittadini ricordati in Parlamento, che siano o non siano elettori 5 Stelle, non ce ne frega niente, sono dei cittadini, insomma sappiate che chi c'era lì ha riempito d'orgoglio parte di quel Parlamento, io li ho anche ricordati alla Camera perché le istituzioni funzionano quando il potere teme i cittadini e non funzionano quando i cittadini temono il potere. Questo movimento continua a far paura perché ci provano a buttare giù in ogni modo, ormai da 2 anni nessuno ha subito un violento attacco mediatico di ogni tipo come abbiamo subito noi e oggi di mattina, di domenica, qui a Carrara c'è tanta gente e non c'è Beppe Grillo e c'è tanta gente. Per cui quello che dicevamo 2 anni fa, che il movimento sono le idee, poi magari oggi ci stiamo noi in Parlamento, ma sempre 2 mandati, massimo 2 mandati e poi a casa entrerà qualcun altro, perché di questo si tratta, entrerà qualcun altro perché queste sono le regole, perché il dramma di quel palazzo è il... Sapete che succede? Io ho capito che la corruzione è un vizio, un po' come la prostituzione o andare o farsi di droga, infatti spesso i potenti, se ci pensate, hanno questi 3 vizi, droga, prostituzione e corruzione. È vero, è un vizio, una sorta di trasgressione, rubare, è vietato, per cui io rubo, loro rubano,
Perché? Perché tutto quel palazzo è impostato sulla logica del consenso. Consenso e immagine. Loro non dicono quello che è giusto o non fanno quello che è giusto, dicono quello che alcuni cittadini in un determinato momento storico vorrebbero sentirsi dire. Quindi l'unico loro interesse è andare dietro al consenso. Cioè noi non siamo cittadini, siamo elettori utili in una fase storica che è la campagna elettorale, poi dimenticati alla fine delle elezioni. Succede sempre questo. E come sempre la differenza è il Movimento 5 Stelle, noi siamo in piazza il giorno dopo delle elezioni. Perché non cambia nulla, le elezioni sono una tappa in cui, che serve a una cittadinanza attiva di mettersi assieme, di combattere per delle idee che vanno avanti, andranno avanti quando non ci staremo noi, non ci sarà Sala, non ci sarà Labottici, Bonafede, ci sarete voi, qualcuno, in Parlamento a portare avanti un testimone, è questo il movimento, è questo. Vi ricordate quando Beppe diceva non ci sono leader, quanto è stato attaccato Beppe, non è vero, lui è leader, comanda, però sono mesi che il movimento va avanti con le proprie gambe. E voi siete qui non perché c'è Beppe Grillo, Beppe Grillo che è un grande, ma non perché c'è Beppe Grillo. Ale 300 iscritti. Ci sono 300.000, no? No, è 300.000 estremi. Che saggio. 300 milioni, Non capire, ma solo gli altri devono dire che è cresciuto il PIL, la disoccupazione è crollata. Soltanto noi ci sono 350.000 persone in streaming adesso. Esatto. 15.000 da Rio de Janeiro. Esatto. E è questo, per cui vi invitiamo semplicemente da qui alle prossime elezioni, perché è una tappa importante, perché far entrare dei cittadini onesti in Regione Toscana significa comunque rompere le palle, quotidianamente, quello che facciamo, e i risultati si vedono. Io mai avrei pensato nella mia vita, io un normalissimo cittadino come tutti, di fare il discorso sulle dimissioni al ministro Lupi e di costringerlo, grazie al lavoro di tutti, alle dimissioni, un ministro potentissimo. Un ministro Cielino, potentissimo, con dietro Comunione e Liberazione, delle lobby fortissime, costretto dall'opposizione di normali cittadini alle dimissioni. Se ci pensate, questo è il risultato inimmaginabile. Vi ricordate quando stavamo dietro alla TV e dicevamo magari potessi star là dentro a fargli opposizione, a dirgli questo e quest'altro? Ci stiamo. E continuiamo a fare le cose identiche che abbiamo detto 2 anni fa. Le agorà qui che non servono forse... Servono per organizzarci, no? Ripeto, la maggior parte di voi, quello che ha detto Bonafede sul reato di scambio politico mafioso, sulla legge anticorruzione, la sappiamo perché siamo informati in maniera differente. Abbiamo capito ormai che se in una legge c'è scritto anticorruzione non significa che combatta davvero la corruzione. Questi scrivono le cose, come se il termovalorizzatore invece in realtà è un inceneritore. Abbiamo capito anche il gioco dell'ipocrisia, che l'altro giorno mi sono avvelenato in aula. Avvelenato sul treno che ho preso da Firenze, e a un certo punto sono saliti, ma vi assicuro, 200 cittadini senegalesi, ma tantissimi, tutti con le buste, probabilmente avevano le borse, no? Quelle taroccate, e venivano qua a Viareggio forse a venderle, ma erano tantissimi. Ci sono persone che dicono diamo, spariamogli. Ci sono, no? Alcuni che sfruttano questo, perché poi in effetti fa impressione, a me ha fatto impressione, a un certo punto nel vagone ero da solo, diciamo, italiano, e sono salite tutte queste persone, ha fatto impressione, fa impressione a tutti quando ci sono così tanti, diciamo, stranieri. Poi pensi che quelli che dicono spariamogli sono gli stessi, magari le borse Louis Vuitton false, amano comprarsele per andare a fare i fanatici. Oppure quelli che dicono radiamo al suolo i campi rom, i leghisti sono gli stessi che li hanno finanziati e li hanno istituiti i campi rom. O dall'altra parte i buonisti alla Boldrini che dicono no, vanno accolti tutti, magari non sono, vivono con 20.000 euro al mese di stipendio, è facile, no? C'hai l'appartamentino in centro a Roma, a dire no, vanno tutti accolti. Fatti un giro nelle periferie, perché l'immigrazione è un problema, non è un problema né di destra né di sinistra, è un problema da risolvere essenzialmente non ascoltando più coloro che sono stati responsabili, cioè coloro che hanno permesso in primis il presidente, l'ex presidente Napolitano, il bombardamento vergognoso della Libia, la deposizione violenta di un dittatore, per l'amor di Dio, che doveva essere deposto ai cittadini libici, no, dalla NATO, dai francesi, che loro si sono fottuti gli interessi italiani in Libia. E oggi l'emergenza di migliaia di cittadini disperati che scappano da delle guerre, ce la prendiamo noi che siamo quelli più vicini. Allora uno Stato serio va in Europa e dice o si fa così
o voi mettete a disposizione delle risorse tutti i paesi, o si dividono le quote dei rifugiati in tutti i paesi dell'Unione Europea, perché arrivano soprattutto in questi paesi, o noi da domani non vediamo più quattrini a voi all'Unione Europea. Si fa così. Così. Semplice. Perché deve essere un problema gestito a livello comunitario, no? Come siamo in Europa solo quando dobbiamo pagare i soldi del Fiscal Compact, pagarli quattrini a loro, pagare due parlamenti che spostano ogni due settimane tutti gli incartamenti da Bruxelles a Strasburgo, fare questo, e poi quando c'è un'emergenza umanitaria anche in Italia, non si è più Europa, non c'è solidarietà, ognuno come la Grecia ha lasciato il proprio cammino e destino. Ecco, coloro che ci hanno rappresentati in questi anni tutti, la Lega delle Ipocrisie che fa la battaglia contro, giustamente, contro la legge Fornero a favore degli esodati, e oggi si riallea con Berlusconi e Forza Italia, coloro che hanno portato avanti la legge Fornero degli esodati. Cioè, noi dobbiamo distruggere questo velo di ipocrisia. E quando vi diciamo che il Movimento 5 Stelle non farà mai alleanze, non le ha fatte, perché se noi avessimo fatto delle alleanze, non so se avete visto Bersani al servizio pubblico l'altro giorno, sono riusciti a dire che c'è un attacco renziano nei confronti della democrazia, di quasi pseudodittatura, cose che noi da quanto denunciamo penso da due anni, oggi sono svegliati e dice, quindi voterete contro queste schifezze. Ci pensiamo. Dicono questo, perché la ditta, loro la chiamano in questo modo, la ditta, evidentemente la ditta deve fatturare, perché questo fanno le ditte, fatturano giustamente, ma quelle sono ditte pagate da quattrini nostri. La Lega si è intascata oltre 180 milioni di euro in questi anni di rimborsi elettorali, la Padania ci è costata 63 milioni di euro, 9.800 euro al giorno, la Padania, che poi è fallita, 9.800 euro al giorno, e si permettono oggi di dire che loro difendono i disoccupati, i cassa integrati e i pensionati minimi, quando ci costano 6 milioni di euro all'anno di vitalizi. E questa sinistra ipocrita, quella più indecente, perché per me veramente non c'è nulla di peggiore oggi in Italia del PD, e io capisco che qualcuno ancora creda che il Partito Democratico abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, non è così, ha qualcosa a che fare con Berlusconi, non con Berlinguer. Dovete aprire gli occhi, glielo dovete far aprire. Perché è tutto rovesciato, hanno in mano i mezzi di comunicazione, cambiano un uomo, cambiano appunto, mettono un Renzi, un Salvini nuovo, ma il sistema è sempre lo stesso, e lo faranno quando cadrà pure Renzi, tireranno fuori un altro, ma il sistema, l'apparato è lo stesso, le cooperative, i finanziamenti pubblici, le infiltrazioni loro dei partiti nella sanità, anche qua immagino come nel Lazio ci sono persone che muoiono in attesa di farsi un esame, è così, questa è l'Italia. Noi siamo entrati e stiamo facendo opposizione, e li mettiamo paura e ci danno ogni giorno per spacciati e cresciamo nei sondaggi e passano gli anni. E loro ogni giorno, sì, qualcuno di loro va in galera. Tutti i difetti del mondo per loro ce l'ha il Movimento 5 Stelle, poi non si sa perché restano sempre loro. Non si sa perché. Come? Sì, però loro poi cantano bella ciao. La Presidente Boldrini pare, no, che abbia detto tra i problemi dell'Italia c'è l'obelisco del Foro Italico che ha 80 anni. No, ma pure lì, guardate, non seguiamo queste robe, pure lì, i giornali, ecco, parlano, io pure ho sbagliato a fare un tweet, e parlano, ecco, tre giorni parliamo dell'obelisco, poi del poliziotto che ha scritto, per carità, delle stupidaggini, ma i responsabili della Diaz sono sempre gli altri, cioè, mentre ci distraggono con i tweet di quel poliziotto che ha scritto delle idiozie, per l'amor di Dio, oppure oggi la polemica sull'obelisco del Foro Italico, ma l'ha detto o non l'ha detto la Boldrini, mentre succede tutto questo, e magari noi che leggiamo i giornali pensiamo a queste tematiche, muoiono in silenzio bambini nella terra dei fuochi, succede questo, o raddoppiano i suicidi per motivi economici, e quelli non fanno notizia perché muoiono in silenzio, perché un imprenditore che si mette il cappio al collo in un garage muore pure di nascosto, per non farsi vedere neanche in quel momento da nessuno, e non dice a nessuno che muore per i debiti, per mancanza di dignità, per paura di licenziare, di vedere negli occhi quegli operai che deve licenziare non per colpa sua ma per un carico di pressione fiscale vergognoso dovuto ad un'Europa che ci strozza e a dei ladri che fanno le leggi in Parlamento. E muoiono questi ragazzini di tumore nella terra dei fuochi o nel bresciano. Ma chissà pure qua che situazioni ambientali ci saranno, dovunque, insomma, noi giriamo l'Italia e dovunque le problematiche sono le stesse. Ci sono, no, persone che magari vedono che c'è un po' di gente che camminano e vanno avanti, no? Guardateli, no? Che tipo sono del Movimento 5 Stelle, sono gli urlatori, oppure
non, anche loro sono magari vittime di un sistema mediatico che gli racconta delle cose da 2 anni e qualcuno ci crede, no? Per cui è compito nostro provare con l'accoglienza, con la tranquillità, aprendo un computer facendogli vedere un video nostro in Parlamento. Bonafede ha fatto un intervento sulla tortura l'altro giorno, che se quell'intervento andasse nelle televisioni nazionali il Movimento 5 Stelle prenderebbe il 50% in 2-3 giorni, per quello non lo mandano, per quello se noi facciamo un intervento di 12 minuti politico mandano il pezzettino in cui magari io discuto con la Boldrini solo 20 secondi perché gli interessa il gossip, è così. Allora abbiamo 2 soluzioni, spegnere tendenzialmente la televisione, anche se ci stiamo andando perché dice che qualcuno dice che serve, per carità ci stiamo andando, però iniziare a capire che va spento. Io non ce l'ho da 7 anni la televisione, non ce l'ho da 7 anni e vi assicuro che si vive alla grande. E riuscire ognuno di noi a parlare con una persona, con uno scettico, provando a trovare degli argomenti comunicativi, con tranquillità, senza dire non puoi votare PD, no, così non funziona, perché uno che si sente aggredito dice, lo capisco, perché figurate, insomma, la rabbia avete visto che ce l'abbiamo, però dobbiamo far capire che c'è un mucchio di persone che sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa, come la casa di Scaglione, sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno di esserlo. Glielo dobbiamo spiegare noi, ognuno, ripeto, le persone più anziane e giovani gli devono dire che occhio, che o cambia il sistema e cambia radicalmente, cambia senza scendere a compromessi con i delinquenti, o tu farai la fine di lavorerai in un call center, che stanno chiudendo pure qua i call center, a Mumbai in India, perché ora la gente fa questo. Oppure tu anziano, guarda, tu pensi di salvaguardare il tuo orticello, ma non ci sarà più questo orticello. Vivrai una vita di solitudine perché non c'è un sistema sanitario magari che riesce ad occuparsi degli anziani, che sono sempre di più in Italia. Perché? Perché la crisi economica non fa far figli, quindi è un paese, mi dicevano tra l'altro la Liguria, che sta lì, che è la regione più anziana d'Europa, non facciamo più un figli, non c'è un sistema di ammortizzamento sociale, non ci sono. C'è il reddito di cittadinanza, che è la più grande manovra economica oggi proposta da un gruppo parlamentare al mondo. Nessuno propone quel tipo di reddito di cittadinanza e lo fa con la forza del Movimento 5 Stelle. Chi è? Prego, chi è? Ti hanno chiamato? Mentre parlavi. Che vota tuo padre? Non vota. Certo, se dici così, lo tratti in questo modo. Mi devi dire, papà, tesoro mio, vieni qui. Ma aggredito, questo dice, questa ex figlia di Battista, io voto Renzi. Sto scherzando. Faremo questa marcia, quando è? Il 9 dicembre? Il 9 maggio, sì. 6:15, mi sono alzato, ripeto, poi vi racconto tutta la giornata. Bonafede ha organizzato un tour assurdo, assurdo. Poi tanto lui fa, è toscano, si mette sempre, c'ha sempre sta giacchetta blu da sempre. Sempre e dentro. Esatto, sì, se la mette, dice, porta fortuna in campagna elettorale. Non mi pare, si è candidato lo sindaco contro Renzi, ha preso 0,1%. Vi dicevo, quella marcia sarà incredibile, la facciamo alla Perugia Assisi, un luogo, luoghi storici di francescani, un francescano che ha combattuto la povertà, che oggi è il nemico numero uno, ripeto, il nemico numero uno è la povertà, i ladri e questa logica del profitto ad ogni costo, quindi gli immigrati sono essenzialmente per destra e sinistra un'occasione di profitto, così come i rom, così come la prostituzione, la droga. No, Buzzi e Carminati si parlavano delle intercettazioni mafia capitale, dicevano ormai il business nuovo sono i rifugiati, la pulizia della città, droga e prostituzione, acqua passata, è così. La mafia è un'impresa vera e propria che chiaramente cambia a seconda del mercato, se oggi il mercato è quello degli immigrati, li stanno dietro. Ecco, i prodotti che vendevano quei senegalesi, che venderanno questi senegalesi d'estate qua in Riviera, chi li produce? Ma che niente c'è dietro la camorra? Ma che è la stessa camorra di Cosentino, quello di Forza Italia, o delle cooperative rosse di Ischia, di quelli del PD? Lo capite perché non viene magari contrastato davvero il fenomeno dell'immigrazione clandestina? Perché ci mangiano le mafie, ci mangia la camorra. La mafia nigeriana è una mafia presente in Italia, gestisce il business della prostituzione, è una mafia che va a braccetto con la camorra, la mafia nigeriana. Poi c'è la mafia albanese, questi gruppi criminali che si sono uniti e che finanziano le campagne elettorali, c'è l'andrangheta in tutta Italia.
che finanzia la campagna elettorale dei politici e si infilano gli appalti delle grandi opere. In Expo non mostriamo l'immagine d'Italia, del mondo, e c'è l'Andrangheta. C'è la più grande opera oggi di diffusione del marchio Made in Italy, il McDonald's tra l'altro, perché è il marchio Made in Italy di Expo, è commissariata. C'è commissariato. Sono tutte opere dove si sono infilati criminali utilizzando appunto questo sistema. Questo dobbiamo capire, qual è il sistema, e se coinvolge tutto, e concludo. Pacchetti di voti a politici in cambio di appalti gonfiati dagli stessi politici, tanto paghiamo noi cittadini. E grazie a questa corruzione si riesce appunto a comprare il voto di disgraziati, che più sono povere le persone più si vendono il voto per 2 lire. Per un buono della spesa in Italia, sono persone che vendono il voto per un buono della spesa. Io ho vissuto in Guatemala, le persone indigene, le più colpite, che sono la maggioranza poi in Guatemala, come noi siamo la maggioranza, gli onesti sono la maggioranza in questo paese, vendevano il voto in Guatemala per un chilo di riso, un chilo di fagioli. Perché dice, che me non mi interessa il voto, non cambia nulla, però almeno oggi stasera c'è un chilo di riso, un chilo di fagioli. Magari in alcune parti d'Italia si vende con la promessa che tua suocera o tuo nonno potrà essere ricoverato in quella struttura pubblica, oppure che avrai un buono della spesa. Questo è il meccanismo perverso. E si contrastava come questo meccanismo? Alleandoci con loro? Questo ci è stato detto, alleandoci con loro. Oggi questa gente non ci sarebbe mai stata a Carrara se ci fossimo alleati con questi delinquenti e con questi finti onesti che accettano di andare di fianco ai delinquenti, perché la cosa peggiore in Italia, questo gliel'ho detto l'altra volta alla Boldrini, sono i disonesti intellettuali. Più che i ladri, i corrotti sono quelli che accettano di andare di fianco ai ladri e corrotti con l'illusione, no, però io sono onesto e riuscirò, anche se c'ho un ladro, un corrotto di fianco a me, a cambiare le cose. Per cui accetto, per il bene del partito, faccio questo compromesso perché il partito deve andare avanti, perché siamo disponibili ai confronti, per il bene dell'Italia, e tu senza rendertene conto in 448 diventi come gli altri. Cioè un corrotto a tua insaputa. Vi ringrazio a tutti. Vi chiedo di sostenere il candidato governatore della Toscana e di fare sostanzialmente porta a porta. Noi andiamo pure la Vespa a fare porta a porta. Però voi fate il porta a porta qua. Troppa gente non vota perché pensa che siete tutti uguali, mentre qua c'è gente che ha restituito centinaia di migliaia di euro, milioni di euro alle piccole imprese, tutta gente incensurata che si becca pure minacce in Parlamento, non crediate quando facciamo certi attacchi violenti e non arrivano cose, no, pure lì, un po' pesanti. Non lo fare più, la mia collega Maria Della Spadoni, per aver nominato il clan Grande Aracri dell'Andrangheta in Emilia Romagna, ha subito, insomma, gli sono avvicinati degli energumeni, una parlamentare della Repubblica, lei non deve mai più nominare Grande Aracri, è un clan dell'Andrangheta. Pensate se una minaccia del genere avesse subita la Santanchè o la Boschi, quanto ne avrebbero parlato. Invece che la mia collega Spadoni, nessuno l'ha detto, solo noi in rete. Questo dobbiamo fare, ognuno di noi può far tanto, può convincere amici e parenti ad andare a votare, a fargli vedere quello che fa realmente il Movimento 5 Stelle, a fargli vedere dei video. Io ci credo tantissimo, comunque entreremo in Toscana. C'è il ballottaggio, no? Dicevate, sì. E ci entreremo in Toscana. Centreremo e controlleremo, ed è un percorso che va avanti, e ci odiano per questo, perché nessuno, non erano abituati ad avere qualcuno che gli faceva la pulce su ogni documento, lo tirava fuori, lo pubblicava, e quindi già il cambiamento è in atto, già in atto. Io sono estremamente fiducioso, vi chiediamo di darci una mano, non di votare il Movimento, ma di darci una mano, perché il Movimento siamo noi tutti, ripeto, oggi ci siamo noi e domani ci sarà qualcun altro. Grazie a tutti, chiedo a Repubblica di non tagliare troppo, cerca di fare una roba anche troppo. Tu è bravo, eh? Il terreno puro, non tagliate, stiamo cantando onestà, li mettete 3 secondi di un popolo che canta onestà? Onestà, 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 onestà. Oh, io non ho detto nessuna parolaccia. No, perché qualcuno è capace, non dico le parolacce, però mettono il bip, magari se una parola normale casa, bip, così la gente pensa che da casa ho detto la parolaccia. Fanno anche questo. Grazie comunque ai giornalisti che sono venuti qui, che fanno un mestiere anche duro in Italia, perché non è facile spesso andare contro anche certi editori, perché pure loro salvaguardano un posto di lavoro e pure loro hanno delle esigenze, come tutti, come i disgraziati dell'Ilva. Che dici che devono scegliere tra la malattia e il lavoro e pagare e portare da mangiare a casa? Cioè siamo tutti vittime di questo sistema corrotto, anche
Come? Lo so, tanti lo fanno, però non è sempre facile, obiettivamente, quindi cerchiamo di creare appunto un popolo accogliente che possa accogliere anche giornalisti che fanno in Italia un mestiere durissimo, perché ci sono giornalisti che hanno tirato fuori le palle in Italia e l'hanno ammazzati, eh? È così, eh? Quindi non è sempre facile. Io vi ringrazio, dovete dire qualcosa. La Sara, la Paglini, la cose tecniche. E la Laura Bottici, la nostra questora. Prego. Grazie a tutti.